Agli inizi del Cinquecento, Carlo V d'Asburgo si scontra con la realtà degli stati nazionali e della Riforma. L'imperatore vuole riaffermare l'autorità imperiale, difendere la cristianità e controllare l'Italia. Al vertice di un impero immenso, egli tende a un governo separato dei suoi domini. Da una parte la Germania, dall'altra la Spagna e le colonie. Durante le guerre d'Italia, in cui le potenze europee si contrappongono a Carlo V, la sede papale è saccheggiata dai Lanzichenecchi. Schierato con la Chiesa contro i protestanti, Carlo V è sconfitto dalla Lega di Smalcalda e abdica a favore del figlio Filippo, che diventa re di Spagna col nome di Filippo II, e del fratello Ferdinando, cui spetta il titolo imperiale. In seguito, le truppe spagnole sconfiggono l'esercito francese per il controllo dei territori italiani. Si concludono così le guerre d'Italia e la Spagna mantiene i suoi domini nella penisola. L'egemonia di Filippo II, tuttavia, è ostacolata dalle rivendicazioni di autonomia degli olandesi e dalla concorrenza commerciale inglese. In Inghilterra, il regno di Enrico VIII è caratterizzato dalla nascita della Chiesa anglicana. Dopo la morte precoce del figlio Edoardo VI, sale al trono sua sorella Maria, cattolica, che sposa Filippo II, reintroduce il cattolicesimo e perseguita i protestanti. Nominata dal Parlamento alla morte di Maria, Elisabetta riporta il regno all'anglicanesimo. La regina deve affrontare la rivendicazione del trono da parte della cattolica Maria Stuart, che viene infine processata e giustiziata, ma ne sceglie il figlio, Giacomo, come erede. Dopo anni di tensioni, gli inglesi sconfiggono la flotta spagnola e si assicurano il predominio sul mare. Già dagli inizi del secolo, gli ottomani rivendicano l'eredità dell'Impero Romano d'Oriente e il controllo del Mediterraneo. Le flotte cristiane della Lega Santa, tuttavia, sconfiggono l'impero ottomano. Nel frattempo, la Francia è agitata dalle guerre di religione. Il 2 agosto sono uccisi migliaia di protestanti. Riferimento dei protestanti francesi, Enrico di Borbone è designato erede al trono da Enrico III, a patto che si converta al cattolicesimo. In Russia, Ivan il Terribile ridimensiona la nobiltà feudale, dà forma a un nuovo codice di leggi e riforma la Chiesa ortodossa.